verrà poi spiegato, spiegata e discussa. Ma la cosa più interessante è che accanto a dialogherà, diciamo così, con il dottore Venditti, un personaggio che rappresenta fisicamente quanto stiamo cercando di dire in questi giorni. Io non dico nulla, sarà il dottore a chiamare il suo interlocutore e a spiegare quello che, insomma, io punti fondamento. Dato che il dialogo è un dialogo a due, ben trovati innanzitutto, vorrei avere qui subito accanto a me un caro amico, una persona speciale, una persona che riesce a coinvolgere chi lo ascolta. Spero che possa venire anche qualcuno in più di persone ad ascoltarlo, perché veramente non è una storia banale, non è una, come dire, una storia leggera, ma è una storia che vi affascinerà e che rappresenta, come dissi a Roberto, veramente la materializzazione di un concetto, di un'idea, che è quella dell'errazza, a cui poi Roberto ha dato un titolo quest'anno a questo festival bellissimo, Il dono e l'impossibile. Beh, questo mio caro amico, questo nostro amico che tra poco conoscerete, ha realizzato tutto questo. Ed è quindi con piacere che vorrei avere Misha Ben Barek a fianco a me. Ieri era a Kuwait City e dato che aveva promesso di essere qui con noi oggi, ha anticipato di 2 giorni la sua partenza, perché non doveva partire ieri per essere qui con noi. Quindi questo veramente ti dico grazie, perché è una persona che vorrei iniziare, poi parleremo della sua storia, ma non la devo raccontare io, sarà lui a dirla intervallandola con qualche altra considerazione. Dicevo, noi qui oggi siamo per, noi qui adesso, ma in tutti questi 3 giorni cerchiamo di comunicare a chi è dall'altro lato delle emozioni, cerchiamo di comunicare delle idee, cerchiamo di comunicare degli stati d'animo, che sono poi fondamentalmente il tentativo che si cerca di concretizzare, di realizzare, di portare a termine quando si parla di cultura. Parlare della cultura del dono e dell'impossibile è veramente comunicare qualcosa di importante, di profondo, che è il dono. Il dono, noi oggi abbiamo il concetto del dono degli organi, perché quando si parla di AIO si parla di Associazione Italiana per la Donazione di Organi e Tessuti e Cellule, un'associazione che ha oltre 40 anni di vita, che raccoglie circa 1.400.000 italiani che hanno espresso la loro volontà positiva alla donazione degli organi. Questo è per noi un grande merito che ci prendiamo, perché ci abbiamo creduto e lo portiamo avanti. Dicevo però, la cultura del dono non deve essere collegata soltanto alla cultura della donazione degli organi, assolutamente, sarebbe riduttivo, sarebbe come veramente sminuire che cosa vuol dire il dono, donare qualcosa agli altri in modo assolutamente gratuito, in modo assolutamente anonimo, in modo veramente disinteressato. Non ci può essere una cultura del dono intesa come una ipotesi di scambio. Io dono qualcosa sperando di ottenere qualcosa. No, il dono è un dono gratuito. Io dono, punto. Non do altro, non devo immaginarmi altro. Quindi fare questo è importante, ma diventa anche il modo per realizzare quello che è l'impossibile, diventa possibile. La storia di Ben è fondamentalmente la realizzazione di quello che si potrebbe immaginare impossibile e invece lo è diventato. E non voglio sminuire con le mie parole la storia di Ben, a cui cedo, anzi eccolo lì, il microfono. Ti chiedo, ma
25 anni fa, quando tu sei arrivato qui in Italia, pensavi che oggi saremmo stati qui a parlare del dono dell'impossibile? Non lo potevo certamente immaginare. Certo è che ci siamo e quindi lo posso raccontare dopo tutto quello che ho subito. Ora intanto ne approfitto per salutarvi tutti e fra virgolette sono, diciamo, mi ha presentato come fossi un protagonista, invece secondo, cioè, volevo dire che il vero protagonista in questo caso per me è Guglielmo, e glielo volevo dire, spesso ci siamo parlati, però sempre per sentire come stiamo e magari se potevo fare questo intervento, ma mi piace dirgli che è una persona veramente splendida, eccezionale, una persona che toglie il proprio tempo per dedicarlo agli altri, per aiutare gli altri. Io non ho fatto altro che purtroppo ritrovarmi in un ospedale e dover, cioè, per forza prendere quello che mi è stato dato per ritornare alla vita. E invece lui, a differenza mia, quindi devo essere per forza riconoscente a un qualcosa di così grande che io ho avuto. Invece una persona come lui che toglie il suo tempo alla sua famiglia, ai suoi figli, per seguire, per aiutare, per divulgare la notizia della donazione, merita veramente, non lo so, mi medesimo nei suoi figli che sono qua e magari io sogno un giorno che i miei figli mi facciano i complimenti, cioè siano orgogliosi di me a livello di imprenditore, però stare qui ora quasi non lo invidio, perché sarebbe un sogno che i miei figli invece mi vedessero nelle vesti dell'altruismo come in questo caso in lui, quindi mi piacerebbe che l'applauso fosse davvero rivolto a lui. Niente, la mia esperienza, io sono venuto piccolino in Italia insieme a mia mamma e poi giorno del casuale sono caduto in terra e dopo, cioè, come raccontavo prima a tavola Guglielmo, non ho mai fumato una sigaretta in vita mia, non ho mai bevuto alcolici in vita mia, non ho mai fatto nessun uso di nessuna sostanza, anzi ero uno sportivo sempre passato idoneo a qualsiasi esame io abbia fatto per giocare a pallone. Ero anche forse il primo sempre tra i miei compagni per fiato, energia. E niente, quel giorno lì si è spenta la lampadina, io sono caduto e ho avuto la fortuna che ci fosse il defibrillatore, sono stato defibrillato e dopodiché sono stato 7 mesi all'ospedale di Le Scotte di Siena fino a che non è arrivato purtroppo una tragedia per altre persone si è trasformata in un attimo nella mia rinascita, perché qualche famiglia che ha detto di sì ha consentito alla donazione verso di me e io ho ricevuto il regalo più bello, più importante che una persona potesse avere. Cioè, qui tutti, se facessimo una domanda, che cosa vorresti avere di regalo a Natale, ecco, pensate, io ho avuto la vita che più di quella non si può avere, e dall'essere messo in un letto di ospedale senza fiato, per chi conosce la medicina, con la frazione di iniezione del mio cuore del 7%, e a ritrovarmi poi oggi con mia moglie qui insieme a me, con cui abbiamo avuto un figlio dopo il trapianto, si chiama Francesco, e a ritrovarmi a fare sport, a correre, a lavorare, sono stato 3 settimane ora negli Emirati Arabi per aprire un negozio, quindi il mio cuore che stava benissimo alla temperatura anche di 50 gradi, e cioè io, qualsiasi cosa, ecco, non voglio passare per bravo perché
dal mio viaggio sono tornato in anticipo, no, sarei stato un irriconoscente se non fossi venuto, perché questo è il minimo, cioè proprio zero in confronto a quello che io ho avuto da persone che non sanno chi sono e io non saprò mai. E come gli dicevo, vediamo, non vorrò mai nemmeno sapere chi sono queste persone. Per me è bello pensare che fra voi ci potesse essere un potenziale parente di questa persona che mi fa vivere ancora, e quindi essere riconoscente al mondo intero. Non una cosa che facevo è simbolica, però nel traffico mandare a quel paese qualcuno che si metteva di mezzo, oggi quasi mi sembra di... cioè, non lo faccio proprio per non mandare, non rischiare di offendere un qualcuno che mi ha dato il cuore, magari di suo figlio, di suo fratello, di un suo cugino lontano. Quindi mi piace vivere con questo sentimento. Ecco, questo è quello che io ho avuto, che è l'obiettivo mio. Bene, questa è la buona. Considerazione ci fa capire, ci dimostra ancora un'altra volta che il dono, il donare qualcosa di sé, non è uno scambio, non è io ti dono una cosa perché poi voglio avere qualcosa in cambio. Il dono è un atto, perdonatemi, passatemi anche un po' di retorica, è un atto di amore gratuito, non prevede niente. Isham l'ha detto, lui, e come lui tante persone che hanno ricevuto cercano di, come dire, non cercano chi ha donato, loro hanno un unico intento, quello di, come dire, fare in modo che quel dono non sia sprecato, che quella vita rinata, nata da una tragedia, possa essere veramente la continuazione. Perché se vogliamo l'atto del dono di un organo, ma del dono in generale, è un ciclo della vita. Io dono a te perché tu possa donare qualcosa agli altri, perché tu possa essere ancora dono per gli altri. E questo non è impossibile, questo è assolutamente possibile. Bisogna soltanto convincersi. E fondamentalmente, come dire, potremmo trovare, se tu sei d'accordo, una considerazione del genere. Può un organo di dono essere, prendere forma? Può il dono prendere forma? Beh, se vogliamo sì, perché io penso che chi ha donato, la famiglia di quel donatore o chi dona qualcosa, si aspetta che quel dono possa poi veramente proliferare, possa quasi materializzarsi. Tu fondamentalmente hai dato forma, hai dato sostanza ad un dono con la tua vita e con quello che fai. Guarda, io vivo nella sensazione di solo di aver ricevuto, quindi conosco quella come sensazione sinceramente quando sto con me stesso. Delle volte concentro talmente tanto il cervello che dico che è meglio pensare ad altro. È talmente una cosa bella perché non riesco a... cioè, sì, per chi sta seduto qua pensa che il mio cuore è stato levato, messo via, e io vivo con il cuore di una persona che non c'è più. È una sensazione incredibile che mi fa vivere la vita, la apprezzo in maniera pazzesca. Credo, non lo so, magari forse tu lo puoi spiegare meglio di me, perché mi hai raccontato che l'hai avuta questa esperienza. Credo però che dentro di me sapere che nel mondo c'è qualcuno che vive grazie ad un gesto così altruista, credo che mi farebbe vivere delle sensazioni incredibili, cioè proprio saperlo. Pensa alla famiglia che mi hanno donato il loro cuore, voglio che rimanga questo incantesimo, no? Però pensa se vedessero mio figlio piccolino di 3 anni correre in casa e sapere che grazie a quel sì che loro hanno detto quel giorno lì, oggi io sto ancora con i miei figli
e c'è un altro figlio che corre per casa, che diventerà grande e che magari avrà dei figli lui, quindi l'uomo ha inventato tutto, ma non ha inventato la vita. E questo, quel sì invece fa le cose che fa Dio, ci dà la possibilità di rinascere ancora. Ti faccio una domanda che ho letto, ti faccio prendendo spunto da un libro che mi aveva suggerito Roberto Perrotti, L'intruso, un libro scritto da un filosofo, Gianluca Lanzini. Dicendolo a casa, mia figlia, i miei figli il giorno dopo lo ordinarono e me lo fecero trovare. Fui molto lieto, ma conservo con grande piacere quello che mi ha regalato Roberto, perché in quel libro questo autore considera, lui un trapiantato, considera il suo cuore, perché il suo fegato trapiantato, come un intruso rispetto a chi ha fatto un gesto così grande del dono. Tu hai mai provato una sensazione del genere? Cioè, secondo te, dentro di te, c'è chi ti ha dato la vita? C'è un qualcosa di estraneo che tu non riesci a fare tuo? O ormai tu, il cuore e il dono che unisce tutto, è diventato parte della tua vita? Ma io non lo so, forse magari il fegato è differente dal cuore. Il cuore è sempre la cosa. Quando si vuole dare un messaggio si disegna il cuore, cioè è più mio questo cuore che tutto il resto del corpo. Io ci vivo da quando, te l'ho detto prima, io stavo in ospedale che non respiravo e non potevo urinare perché non funzionavano i reni, non funzionava niente, la frazione di iniezione del cuore era del 7%, gonfiavo se bevevo acqua. Potevo bere una bottiglietta d'acqua al giorno e ci prendevo delle pasticche di Lasix incredibili per non intrattenere i liquidi nel corpo. In un attimo, quando mi ho aperto gli occhi dopo il trapianto, respiravo. La cosa più bella del oggi, purtroppo la routine della vita mi porta ad ambizioni più grosse, a sognare di più. Ma quando ho delle difficoltà ripenso a quando desideravo solo bere e non avere il pensiero che quell'acqua lì non entra in telefono. Quindi su questo, assolutamente, nel leggere quel libro non riesco a considerare un dono qualcosa di intruso. Il dono diventa parte della mia vita, diventa parte di me, qualunque sia stata il dono che io abbia ricevuto. Non posso non far riferimento anche ad un dono. Vedi, tu sei una, sei l'esempio, no? Di una persona che errante è arrivato in Italia sperando di poter proprio in Italia trovare la pace che non c'era nel suo paese. Noi, perché stasera qui anche come presidente del Rotary Club Alto Casertano Piedimonte Matese, noi e l'Aido insieme lavoriamo molto bene. Perché? Perché siamo due associazioni che del dono ne hanno fatto un loro modus vivendi. Nel Rotary si dice servire al di sopra di ogni interesse personale. Servire vuol dire donare. Servire vuol dire dare il proprio tempo, qualcosa di sé, anche di concreto, per gli altri, ma non in modo di, come beneficenza, assolutamente, ma come realizzazione di progetti, fatti in modo gratuito, senza che mai nessuno eventualmente lo possa mai immaginare di dirci grazie. Non posso dimenticare due cose importanti. Una cosa che abbiamo realizzato come Rotary Club Alto Casertano, Acqua dal Sole, un progetto bellissimo in cui abbiamo portato due o tre pompe per tirare l'acqua dei pozzi e rendere quell'acqua fruibile a quel villaggio per poter essere autonomo nella coltivazione dei prodotti che possono poi sostenere. Lo abbiamo fatto, poteva sembrare un dono inutile, sprecato, quasi impossibile, invece no, un dono è diventata una cosa possibile per quelle persone. Questo è il dono, ma probabilmente il Rotary, il dono più grande, il Rotary International, lo ha fatto
puntando su una cosa importante, Ben, puntando sull'eradicazione della poliomielite nel mondo. Con lei un po' ha un progetto mondiale di, è un dono che un'associazione di volontariato, perché tale è il volontariato, ha fatto per il bene di popolazioni, non di una singola persona, ma di intere popolazioni. E ci sono rimasti soltanto due paesi, confesso la verità assoluta, bisogna dirla, ho ricevuto stamattina, tarda mattinata, il file con gli ultimi dati dal governatore distrettuale, non ci credete, ma non ho avuto il tempo di scaricarli, quindi non ho i dati, però vi posso dire che sono soltanto due i paesi nel mondo che ancora hanno qualche caso di poliomielite. Ma anche in questo caso il Rotary International sta cercando di raccogliere fondi per comprare vaccini, e i volontari del Rotary, vedi, beh, noi l'anno scorso abbiamo fatto un progetto con l'AIDO, siamo andati nelle scuole, abbiamo fatto vedere un filmato in cui i volontari del Rotary andavano nei villaggi sperduti, nelle periferie abbandonate delle città, per somministrare questo vaccino e consentire di debellare completamente la poliomielite. Ci siamo quasi riusciti. Questo è un dono e l'impossibile. No, questo è un dono che ha consentito di trasformare quello che era impossibile in praticabile, in realizzabile. Questo è, ecco perché io sono convinto che il dono non è mai associabile ad un concetto di impossibilità, perché quando tu decidi di dare liberamente qualcosa agli altri, lo fai, punto. E se lo fai, sei convinto che possa svendere, perdonatemi. Però, vedete, Ishben, lui non l'ha detto, ma è un musulmano, con il cuore di un cristiano. Scusatemi, ci sono le guerre nel mondo, le guerre di religione tra cristiani, musulmani, ebrei, ma è assurdo, perché qui abbiamo un qualcosa di fantastico che si è concretizzato. Allora forse sbagliamo noi a vedere l'errante come una persona di cui avere diffidenza. Io per errante non parlo solo di colui che viene dai paesi dell'Africa o comunque dai paesi diciamo sottosviluppati, io parlo di errante colui il quale non ha una meta, cerca qualcosa. Guarda, è un tema purtroppo in questo momento un po' delicato. Io cerco sempre di parlarne, di spiegare, però purtroppo i media e i giornali e tutto sono difficili, seguono anche comunque purtroppo delle manipolazioni politiche. Io ho cercato. Tu mi hai detto, perdonami, io questa domanda te la devo fare anche perché io credo, lo dicevamo, abbiamo mangiato una cosa insieme, lui mi ha detto una cosa che mi ha colpito, perché noi, secondo me, se non è un'offesa, ci mancherebbe, io sono il primo, noi secondo me, quando consideriamo colui che erra, colui che viaggia, che cerca qualcosa dall'altra parte, come un nemico, probabilmente noi ignoriamo la realtà da cui viene quella persona, quel fratello. E nel momento in cui noi ignoriamo la realtà, lo consideriamo il nostro nemico, cosa che non è. E lui mi ha raccontato una cosa incredibile, questo che mi dicevi, su come viene considerato il cibo in Kuwait. Sì. No, allora ti dicevo, io è un tema un po' difficile. Io sono stato fortunato perché sono arrivato in Italia nell'87 e non ti dico che ero il preferito quasi della classe, ma perché ero forse l'unico straniero, era difficile trovare un bambino magari di colore. Io avevo i riccioli, forse facevano anche a gara per portarmi a casa i miei amici, i vari Giacomo, Lorenzo. Nella scuola si contava due persone, pensa il destino, c'era Sara Passini che l'ha conosciuta, anche Jessica, ci siamo rincontrati casualmente, questa ragazza è dello Sri Lanka, era adottata da una famiglia italiana, l'ho rincontrata un mese fa, per sbaglio dopo 27 anni non la vedevo, e ora l'8 di ottobre viene a lavorare nella mia azienda, penso un po' il caso. E oggi è difficile, oggi anch'io porto il mio bambino a scuola
E oggi non c'è più Francesco, Lorenzo, Giovanni, oggi c'è Francesco, Lorenzo, Giovanni, Mohamed, Steven, Michael, Ali, Abdullah, quindi magari poi il sistema, io dico che facevo una riflessione con Jessica ieri sera, che abbiamo visto Napoli, e io ho detto, visto amore quando te incontri i napoletani, come difendono la loro Napoli, cioè loro sono orgogliosi di... Però poi qualcuno, cioè io ne conosco tanti di napoletani che stanno a Firenze, perché magari sono andati a cercare fortuna altrove, ma chiedigli a quel napoletano se avesse lo stesso lavoro e la stessa magari tranquillità a Napoli, se si sposterebbe da Napoli, non lo farebbe mai. Nessuno andrebbe via dal proprio paese. Io non sarei mai venuto via dal Marocco se in Marocco avevo da mangiare, potevo andare a scuola, potevo istruirmi. Mia mamma invece, per farmi vivere meglio, è montata e salita su un balcone a Tangeri nell'87 e magari mi medesimo nella sua testa, per me era un gioco, ma se pensa a lei, lei si è guardata indietro e ha detto, restare qui vuole dire far crescere un bambino senza futuro, andare dall'altra parte forse avrà un futuro, morire per morire il rischio di andare dall'altra parte, e ha attraversato il mare, l'ha fatto per fame. Oggi purtroppo tanti non vengono più via solo per fame, vengono via perché il sistema mondiale crea delle possibilità di guadagno errate, sia per poi sono cose anche delicate di cui parlare, vuoi per le armi, vuoi per il petrolio, vuoi per le medicine, vuoi per... Quindi ci sono delle persone che ci lucrano sopra in maniera incredibile, e il risultato è quello di trovare delle persone che purtroppo oggi, capisco quando uno dice, ma noi non abbiamo lavoro, e si fa venire queste persone qua, appunto le fanno venire, le fanno stare in mezzo di strada, e purtroppo il risultato è quello che oggi le notizie brutte che ci stanno. Poi c'è quello che dice, sì, ma anche quello, anche qui ci sono delinquenti, è giusto anche rispondere, sì, ma ci bastano i nostri, non ne vogliamo degli altri. Quindi è un tema molto lungo a cui io sono molto sensibile e cerco di stare dalla parte, sono dalla parte degli italiani, perché sono italiano e sono per la legge, e sono che tutti devono rispettare la casa in cui vengono ospitati. Meglio dell'Italia, io ho girato il mondo, meglio dell'Italia e degli italiani non ci sono in nessuna parte del mondo. Non cambierei io la mia Firenze, non la cambierei neanche sotto tortura, andrei in guerra per Firenze e per l'Italia. Purtroppo ti dico, ci sono dei pensieri opposti, ma quello fa parte della vita. Come ti dicevo, in Kuwait, ma è come l'Italia, non è che cambia molto, perché altruismo più che qui non c'è da nessuna parte. Sono un paese di altruisti che aiutano i poveri, però anche quello è un paese che ha delle regole più strette che vengono rispettate molto di più magari rispetto a... Mi faccio chiudere con questo di Gabriele D'Annunzio, il quale diceva, io ho quello che ho donato. Questa è la conclusione, questo è il nostro messaggio. Io ringrazio te, Isham, e poi c'è una cosa che si costruisce in un attimo, che è quel famoso sì, e si costruisce per sempre, perché il mio caso ha voluto che è nato un altro bimbo, magari gli altri organi sono andati ad altre persone, anche loro a loro volta si sono procreati, e quindi c'è questa cosa qui del dire sì in un attimo e ricostruire per sempre.